Allora ragazzi, io sono Callari e oggi vi mostrerò 8 glitch che hanno quasi tutti a che fare con l'acqua e gli allagamenti. Season 3 mappa allagata confermata? Chi lo sa? Ok ragazzi, con questo glitch semplicissimo riusciremo ad allagare la mappa e a far attivare la stagione numero 3. Assurda. Semplicemente lo allagheremo, ecco, è un glitch visivo. Così che la mappa sembrerà allagata, vedete? Dà davvero fastidio, quindi se state frenando ricordatevi che in questo punto preciso della mappa, proprio qui, non passateci, perché altrimenti durante il fight può dare fastidio e sbagliereste il vostro colpo di bomba. Boxing, vieni a vedere pure tu. Arrivo! Si vede anche molto Cavatanga, sfocato. uccelloni! Si vede anche molto più sfocato, ragazzi. Io non commenterò boxing, ragazzi, perché... Ok, Boxing, vieni 1050, qua, reaction 50. Dove mi devo istantanea. mettere? Qua, qua. Poi, E guarda poi. là. Fregno, vero? Il mare? Bel posto. Davvero brutto. Beh, questa è stata la sua reaction, ragazzi. Iniziamo con il prossimo glitch. Però vedete, è tutto sfocato da parte in alto. Non so, non solo a me. Ok ragazzi, grazie a questo glitch riusciremo a sparare 3 volte più veloce e riusciremo addirittura a fare il double pump. Vi spiego subito come si fa. Basterà piazzare una di queste trappole qui, quelle per andare veloce, e modificarla con super fast e mettere la durata a infinito. Fine così. Prendere la trappola e andare verso l'acqua. Una volta arrivati in acqua, basterà semplicemente sparare. Vedete come spara veloce da questa. Vedete il pump? È un double pump, ragazzi. È assolutamente un double pump. Vedete lo scarica subito, ragazzi. Quanto è veloce. So fast. Guarda quanto è veloce la dico, ragazzi. Ecco qua il pump. Troppo veloce, ragazzi. E questo glitch non può essere nemmeno bannato perché siete nella vostra lobby incredibile a sfondare i vostri nemici. Quindi assolutamente nessun problema di ban. Questo glitch funziona solamente in acqua, però, ragazzi. Ok ragazzi, grazie a questo glitch riusciremo a teletrasportarci nell'isola principale direttamente dalla nostra isola incredibile. Basterà costruire, come sto facendo io in questo momento, fino al bordo della vostra isola. Una volta arrivati qui, basterà prendere i quad crash, equipaggiarli e piazzarli in questo modo qui. Equipaggiare anche il Rift to Go. Una volta arrivati in questo punto, dovremo riuscire, dopo aver attivato il Rift to Go, a far sbattere il quad contro la barriera gialla. Mi raccomando, mettete nelle impostazioni del quad crasher il respawn istantaneo appena si distrugge il quad. Basterà fare così, ecco qua, customize istantaneo. Usa il Rift to Go. Oh. Adesso devo sempre sperare che vada a sbattere contro il muro. Vai a sbattere. Vai a sbattere. Faccio della sbatteria io. Cioè, grande Nick, ce l'hai fatta. Ce l'ha fatta. No, non in tempo, ragazzi, non in tempo. Proviamo lo stesso. No, infatti non Come ci è tira così riuscito. infinite? Come tira così infinite? Oh, ce l'ho Sì, l'ho fatta. fatto. È rispawnato? Sì, È ha buon rispawnato, speed. ragazzi. Dovrebbe aver preso l'effetto del rift, anche se è un po' troppo lontano. Vediamo se ha funzionato. Ha funzionato, ragazzi. Ecco, mi ritrovo direttamente nell'isola della creativa iniziale. Un glitch divertente, anche semplice da fare. Aspetta, voglio Basterà far vedere, non sbattere torna il quad contro accendo. il muro giallo e riusciremo a tornare al centro. Ok ragazzi, grazie a questo glitch riusciamo ad andare sott'acqua per davvero tanti metri fin quando il gioco non ci farà respawnare. O ai più fortunati riusciamo ad andare sott'acqua all'infinito fin quando non respawneremo noi stessi. Bisognerà semplicemente costruire fino al bordo della mappa. Mi raccomando ragazzi, costruite partendo dallo spawner della vostra isola perché questo è molto importante. Una volta arrivati qui basterà andare nell'inventario della creativa, consumabili, prendere i materiali, qualsiasi materiale va bene, legno, mattoni, ferro, indifferente. E dropparli in modo da poterli saltare, prendere e costruire questa costruzione qui, una specie di T. Adesso bisognerà equipaggiare un rampino, Rift to Go e i carrelli. E droppare a loro volta queste 3 cose. Andare dall'altra parte, prendere i carrelli e piazzarli in questo modo qua. Una volta fatto ciò, ragazzi, basterà entrare nel rift per tornare al centro e rimuovere il carrello allo stesso tempo. Così. Perfetto. Ok, ragazzi, una volta arrivati qui, basterà riprendere il Rift to Go dall'altra parte del muro giallo e usarlo vicino al carrello. Io non lo posso fare perché non so perché il Rift to Go non me lo fa usare. Perfetto. Una volta fatto ciò, basterà andare sul carrello che si glitcherà in questa maniera qui.
e nuotare prepotentemente verso l'acqua cercando di non farlo rompere. Aiuto ragazzi. Che bello. Dai, dai, dai. Vai, madonna santa. Un sacco di ansia di me questa roba. Ok, sono morto. Oddio, sembra Homer Simpson in quell'episodio che gira sul pavimento dopo aver vinto la causa contro Mr. Burns. Ragazzi, ho scoperto un altro glitch. Ho scoperto una... Oddio, guarda quanto è figo per Shuseko. Posso guardarlo in faccia adesso. Però questo è un lieve problema. Ciao per Shuseko, come stai? Capisco. Ora si passa attraverso al carrello. Se non riesco a muovermi, ragazzi... Non riesco a muovermi. Ragazzi, palesemente non riesco a muovermi. Sta arrivando qualcosa di molto grosso. Lo so, la vita fa schifo, caro pesce secco. Dobbiamo rifare tutto quanto. Una volta arrivati qui dovremo rientrare nel carrello, che si glitcherà in questa maniera qua. Cambiare posto perché altrimenti va a sbattere con il muro giallo e succede come l'altra volta. Andare in acqua. Let's go, boys. Ecco qua, andiamo in acqua. Finalmente tornati nel nostro stato naturale, ragazzi. Nel mare. Come si sta bene. Ragazzi, il rumore dell'acqua, finalmente l'acqua. Ok, siamo respawnati. Sfortunatamente a noi non è successo di andare tutto dritti sotto la mappa, però sono sicuro che a voi succederà, perché siete più fortunati di me. Ragazzi, con questo glitch riusciremo a nuotare sott'acqua. Non come prima che andiamo direttamente sott'acqua verso l'infinito oltre, ma a nuotare. Quindi può darsi che nella prossima season ormai è praticamente confermato che sarà sott'acqua, perché hanno aggiunto la feature per nuotare sott'acqua, non a pelo dell'acqua ma direttamente sotto. Quindi per fare questo glitch basterà costruire una torre di scale, di muri, altissimo, fino al massimo. La torre più alta del muro che avete mai visto. È per questo che ti sento un rinoceronte, vero? Sì, mi sento rinoceronte a costruire le scale di muri. Certamente. Tutti i rinoceronti costruiscono scale di muri. E loro. Scale di muri. Se vedi la savana. Scale di muri. Ah, mi ero appena accorto che sono già arrivato al limite. Una volta arrivati al limite della torre di muri, basterà piazzare una scala. Una volta piazzata questa scala, basterà piazzare un bruto. Lo so, ragazzi, fanno schifo. Mi fanno sboccare. Mi sento male solamente a guardarli. Però servono per il glitch. Arrivati qui basterà entrare nella postazione dello sparatore direttamente dalla nostra isola, non salire da sopra perché altrimenti il glitch non funzionerà. Entrare e uscire fin quando il personaggio non si glitcherà, come vi mostrerò tra qualche secondo. Ecco qua ragazzi, quando dopo essere entrati nella postazione del pistolero, dello sparatore, del bruto, vi glitcherà il gioco così, facendo su e giù. Il glitch avrà funzionato. Possiamo andare sotto le strutture. Esempio, andiamo da Thanos qui. Tempo, non chiedete cosa stia facendo il boxing. Sta facendo cose da boxing. Ecco, possiamo guardare direttamente sotto le costruzioni. Ma adesso andiamo nell'acqua, che è quello che ci interessa. Il nostro habitat naturale. Buttiamoci in acqua, cercando di non uscire dalla mappa. Ecco qua, stiamo nuotando sott'acqua. Vedete, perfettamente sotto. Se proviamo a uscire dall'acqua si glitcha un sacco. Ed è bellissimo ragazzi, questi glitch sono tutti quanti a tema acqua, quindi fanno bene al mio pesce secco. Mi piacciono un sacco, sono forse i miei glitch preferiti. Ragazzi, grazie a questo glitch riusciremo a materializzare il meme Hit and Delete, perché basterà prendere un avversario, in questo caso una guardia ombra, e buttarla in questo punto della mappa. Oh, ce l'abbiamo fatta ragazzi, l'abbiamo buttato completamente fuori dalla mappa. Abbassati, ok? Vai, tiralo. Easy, wow. Ragazzi, visto, basta abbassarsi, metterci qua e buttare. Non so se è banabile questo glitch, però non credo, perché i glitch, ragazzi, sono coppa tra epic. Cioè, mette con un player ingenuo, butta una persona qua, muore, viene bannato, non credo proprio, quindi potete farlo. Poi mentre resta a voi decidere se farlo o non farlo. Certo, è un piccolo vantaggio, visto che l'avversario non potrà essere pressato un'altra volta. Però è comunque un glitch divertente da vedere. Ora passiamo agli ultimi due glitch che potrò solo commentare e non fare, perché il primo bisogna farlo solo con la skin dei giocatori di rugby o dei calciatori, skin che non possiedo, e l'altro glitch è un glitch dove ho speso 20 minuti provando a farlo ma non ci sono riuscito. L'avranno fissato? Probabile, ma io lo mostro lo stesso per completezza. Come ho già detto prima, questo glitch funziona solo con la skin dei giocatori di rugby o con i calciatori. Come potete vedere da questa clip, il numero sulla loro maglia non cambia. Quindi se avete intenzione di cambiare il numero della vostra skin, dovrete aspettare che questo glitch verrà fissato. Quindi conoscendo la Epic ci metteranno un po' di tempo.
Il nostro ultimo glitch ci permetterà di sparare attraverso le strutture, anche se credo sia stato già fissato, visto che, come ho già detto, non ci sono riuscito. Ma sono anche uno sfigato cronico, quindi credo sia questo il motivo per la quale non funzionava a me. Per attivare questo glitch basterà costruire una scala e lasciare solo la testa esposta, così da rendere la scala gialla. Mi raccomando, seguite tutti i passaggi mostrati nel video, così avrete la maggior probabilità che il glitch riesca. Una volta arrivati qui bisognerà abbassarsi e rialzarsi il più velocemente possibile. Se il visuale si glitcherà, come mostrato nel video, provate a sparare, dovrebbero passare i colpi in mezzo alla scala. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se fosse stato così mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se siete nuovi, condividete il video con i vostri amici per fargli scoprire questi fantastici glitch, in descrizione vi lascio il canale Telegram, Instagram, Discord, vi ricordo che faccio live dalle 18 alle 20 e mi raccomando, usate il codice KTM-celeste 0035 nel negozio.